Madonna. Ci vediamo domenica e cerca di essere puntuale. Chi è? Grandissimo, che dici? Che dico? Domenica è il grande giorno, eh? Non me ne parla. A proposito, non mi scordavo. Domenica lavoro, turno di giorno. Fai tu. Perché lei vuole l'amore forte, corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei ho... E allora, come vanno i preparativi? Non lo so, papà, venga a capo. E non fa così. Senti, Luca ha preso un'influenza terribile. Manco la peste. Ha bolle sulla faccia, sulla pancia. Bolle sulla pancia? Sì, sì, gli bolle la pancia, che hai capito? Un virus intestinale. Quasi letale. Ma allora non venite manco voi? Facciamo la prossima volta. Ma gli anelli porti? Ma come? Tu sei di Simone. Manco lo scherzo, che pesantezza! Ma tu lo sai, io già starei là. Ma la nonna usa depressione per la muffa. E non fa così, non mi mettere in difficoltà. Pronto? Io non vengo. E che? Non me la sento, scusa.
metri per accorciare rispetto all'Inter capolista. Azzurri per avvicinarsi a quella zona della classifica che vorrebbe poter dire nella prossima stagione giocare una competizione europea. 20.000 spettatori sugli spalti, 4.000 dei quali di fede azzurra, di fede napoletana. C'è grande entusiasmo attorno alla squadra di Mazzarri, capace nell'ultima giornata di campionato di raggiungere un pari addirittura, o perlomeno eufemisticamente insperato. A 2 minuti dal termine il Napoli era sotto di 2 gol contro il Milan. Ferrara ha bisogno di continuità, ha bisogno di confermarsi ad altissimi livelli per lottare fino all'ultima giornata di campionato contro l'Inter per cucirsi il tricolore. Il tiro di Aronica, la deviazione con la punta delle dita di Buffon, gran tiro, miracolo di Buffon. Siamo al 26esimo, il gol bianconero però non è arrivato. Parte il cross di Giga, rete, la rete di Trezeguet, la Juventus è in vantaggio, David Trezeguet. Grandissimo stacco del franco argentino, posizione di ala, parte traversone dalla parte opposta, il colpo di testa sbagliato del Napoli alla rete di Giovinco che raddoppia per la Juventus, errore clamoroso di Contini, era un pallone perso questo per la Juventus, colpo di testa di Contini, un assist in area di rigore per Giovinco che ha fermato il pallone e lo ha battuto inesorabilmente verso il primo palo, lì dove non poteva difendere De Santis. Cambia ancora il parziale allo Stadio Olimpico di Torino. Kamsik, rete, ha segnato il Napoli, Marek Kamsik, esattamente al 14esimo. Cambia il parziale all'Olimpico di Torino, la Juventus conduce sì, ma per 2-1. Poi deviazione mancata a pochi metri dalla linea di porta ad opera di Dani. La Buffon, tiro dalla bandierina in favore della squadra ospite, parte il traversone, attenzione il Napoli, miracolo di Buffon, clamorosa la palla in rete, pareggio del Napoli, ha pareggiato Datolo esattamente al 19esimo. Cambia ancora il parziale all'Olimpico di Torino, Juventus 2 Napoli 2. Di rigore da sinistra, pronto al cross, eccolo che parte, troppo arretrato, poi Hamsik, tiro, rete, il Napoli è in vantaggio esattamente al 36esimo. Cambia il parziale all'Olimpico di Torino, Marek Hamsik ha portato in vantaggio il Napoli. Azione di contropiede micidiale della squadra di Walter Mazzarri sulla corsia di sinistra dopo l'assolo di Lavezzi, è arrivato Datolo, ha messo il pallone in mezzo, rinvio corto della difesa bianconera a tutta velocità, Marek Hamsik col piattone destro sotto l'incrocio dei pali, praticamente al dischetto del rigore. Si continua a giocare, no, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, è finita Juventus-Napoli ed il Napoli ha vinto per 3-2. Sorpresa all'Olimpico di Torino.